In questo video vi presento uno smartwatch economico dell'Xtreme, il nome è l'X3 e dopo la sigla la recensione completa. Siamo dall'unboxing, che è molto povero perché all'interno troviamo solo il nostro smartwatch e un cavo micro USB. Quello che mi ha colpito di più di questo smartwatch è che è possibile rimuovere il coperchio posteriore e togliere la batteria come se fosse un telefonino di una volta. Possiamo inserire anche una micro SD e possiamo caricarlo togliendo il piccolo tappo sul lato destro e inserire così il cavo micro SD. Per accenderlo dobbiamo premere il pulsante in alto a destra, ed è l'unico tasto che troviamo, e subito si accende il nostro smartwatch. Dalle prime impressioni lo trovo molto reattivo e fluido. Questo orologio permette di leggere i messaggi, quindi oltre ad essere un risponditore telefonico, infatti è possibile rispondere alle chiamate che riceviamo sul nostro smartphone direttamente dal nostro smartwatch. Il sistema operativo è Android 4.4. Supporta una micro SD fino a 32 GB e all'interno di questo smartwatch troviamo varie funzionalità, dal calendario al monitoraggio del sonno, ovviamente funzionalità di orologio, calcolatrice, registratore, contapassi, allarme. Il display è uno schermo capacitivo da 1,54 come dimensione. Al suo interno è possibile inserire anche la micro SIM sino a 32 MB. Il cinturino è anallergico in TPU. Vi dico subito che è compatibile solo con device Android, quindi chi ha l'iPhone non lo può acquistare. Si configura subito attraverso il Bluetooth con la rubrica del proprio smartphone. Supporta Bluetooth 3.0. Può leggere le notifiche dei social più famosi come Facebook, Twitter, WhatsApp. Insomma, è uno smartwatch economico che costa sui 28 euro e sotto al video trovate il link che ha le funzioni principali che possiamo trovare in qualsiasi smartwatch e soprattutto ha anche una piccola fotocamera che possiamo utilizzare in caso di emergenza, perché le foto non sono di alta qualità, ma è comunque sempre comodo. Lo possiamo collegare al nostro smartphone attraverso un'applicazione e per scaricarla vi basterà cliccare sul comodo pulsante che trovate sempre all'interno dello smartwatch e una volta cliccato possiamo leggere il QR code e così scaricare l'app, che sarebbe questa, iWatch. Una volta aperta l'app possiamo impostare il nostro smartwatch come meglio crediamo e in base alle nostre preferenze. Per chi è interessato, sotto al video ho inserito il link per acquistarlo su Amazon. E trovate anche un altro link di un modello superiore che costa qualche euro in più. Se avete apprezzato questa recensione, potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda, la potete fare nei commenti sotto al video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!